E bentornati su Everything 2. Allora, il trofeo dell'ultima volta, tra l'altro, c'avevo ragione. Era quello del bevi il caffè almeno una volta da tutti i cosi, tutti i rifugi, almeno una volta. Quindi ci ho azzeccato. Quindi, probabilmente questo è l'ultimo rifugio che abbiamo. Quindi, sì, non è che siamo, mi sa che non siamo così lontani all'infine della fine. Beh, qualcuno mi può dire quanto sto? In percentuale più che altro, senza dirmi. Grossi linee dici, vabbè, dai, altri. Ci ha detto che c'era un computer nell'altra stanza. Ti ha detto una cazzata. Ah no, da qua siamo entrati, non ti sto a dire. Pardonnez-moi. Signorina, però lei se mi si mette così. Non lo so, perché mi sta simpatica. E poi ci stanno le stanze con lo specchio. Uno specchio così random. Magari probabilmente lo vede solo Sebastian, per dire sta cosa. Ovviamente la vede solo Sebastian. Però, se qualcun altro lo vedesse, gli dico, ma che cazzo ci fa sta cosa qua? Vedete, non c'è più Theodore, non c'è più l'altare, perché Theodore adesso tecnicamente ci ha esiliato dal suo regno. Non lo so come cazzo lo possiamo definire. Ciao gatto! Mi sono perso tante di quelle diapositive in giro. Mamma mia. Che la seconda mappa non l'ho giocata bene per niente. Perché sono andato Rambo, facevo ammazzate. Ho giocato veramente, veramente di merda. Allora, può leggere di Padre Theodore? Padre Theodore, Theodore Wallace. Che cos'è? Che cos'è? Una diapositiva! Subito. Solo 3 su 11. Mamma, che figura. Magari se mi dai i punti mi fai un piacere. Sarà sicuramente l'ultima. Porca zia. Lei, lui e Kidman, quando stavano nello stem. Ehi, Kidman. Che c'è, Sebastian? Ripensavo al nostro primo caso. Intendi al KCPD? La rapina al banco dei pegni? Hai risolto il caso da sola. Ne Ma sono te stava a rimasto io. prendere in giro, questo ci avrà un QI Hai coraggio. assurdo. Mi hai preso sotto la tua ala e mi hai insegnato tutto. Mi hai Bullshit. trattato come una tua pari. Avrei voluto un mentore come te da giovane. Volevo che diventassi la migliore, ma per tutto il tempo tu lavoravi per loro. Qualcuno voleva che ti tenessi d'occhio. Avevo il coraggio che il Qualcuno. KCPD fosse al Eh? sicuro. Peccato. Saresti stata un'ottima poliziotta. Chi dice che non lo può Non ne fare? sarei così sicura. Il rapporto che hai letto quando mi sono unita al KCPD era falsificato. Ho passato gran parte della mia gioventù in riformatorio. Quando la Mobius mi ha trovata, potevo unirmi a loro o marcire in prigione. Non era una scelta difficile per un adolescente. Non ti conosco per niente, Ma vero? quanti anni c'ha Sono nella Kidman Mobius da qua? così tanto 20, tempo 28, che non potevo 30? conoscere più me stessa. Qualcosa mi dice che la tua indole ribelle non si è mai sopita. Quanto me c'ha? Boh. Non c'è una. No, eh. Non c'è un menu extra che mi dice i personaggi quanti anni c'hanno. Perché in teoria qua dovrebbe avere su. Lui dovrebbe avere sui 40 anni. Forse di me. Poco di meno di 40 anni. Mentre di là. Allora, ma Torres quindi. Allora, noi sono vivi, sono rimasti O'Neill, Skies e Hoffman. Quel Allora. bastardo si è fatto includere nel piano, sfruttandolo per i suoi scopi personali. La sua calligrafia avrebbe dovuto rivelare che è uno psicopatico. Cristo santo. Sembra quella del killer dello Zodiaco. Non mi cita il killer dello zodio, ti prego. Che mi rosica non poter portare i V-Rain su sta sul canale. Che mi crasha, che palle. Mamma mia, che rosicata non poter portare i V-Rain sul canale, ragazzi. È bellissimo quel gioco. Promettere a chi è senza speranza la chiave per la felicità. Comincio a capire il suo C'entri modus mu. operandi. Ma mica intende dire mu quella civiltà che se pensa sia tipo l'Atlantidea, una cosa del genere. Mu, come si chiama? No, mu, come si chiama? Sta pure in coso. Non mi ricordo. Che è tipo Maya, però è tipo Maya stellare, una cosa del genere, tipo l'intergalattica. Questo mi dà speranza. Forse non è riuscito a ingannare proprio tutti.
Meglio fare attenzione. Ha convinto un sacco di gente a entrare nello STEM. Capo di una setta. Beh, non ci sono andati molto lontani. Leader spirituale e motivatore. Non mi stupisce che sia riuscito a convincere tutti che era dalla loro parte. Sembrava una brava persona. Guarda come si è stati di profilo di tre quarti. Tutto preciso. Ah, ma non ha dato niente il gatto? Ah, sì, eccolo là. Grazie, Micio. Grazie, Micio. Ecco, queste 7000 andiamo a potenziarci qualcosina. Però non c'è la stanza. Ma tanto toccherà affrontare ancora due. Ci sono ancora, credo, tre boss, quattro, compreso quello che penso. Poi c'è il boss finale che sarà una cosa. Perché mi è apparso un segnale? Fa vedere la mappa. Dove sono, di grazia? Ok. Perfetto. Condensato. Che cazzata sta cosa. Cioè, prendi gli estintori, li attacchi alla punta della freccia e la spari. Neanche se lo posso craftare, no. Vale 5 cosi. Ai. 5 polveri da sparo. Vabbè, si come tutti tardi. Oh no. Comincia la musica di inquietudine. 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 Sì, sono anche un fan di Neck, lo so, lo so. Sono fan di molti cantanti. Neck, Max Pezzari. Una volta anche di Eros, ma poi le canzoni sono diventate tutte uguali. E non dirmi che devo spiegare un dardo elettrico. Oh no, peggio. Tutti? In realtà. Oh. Merda. Theodore deve essere stato qui. Forse è il motivo per cui O'Neill non risponde. Il rifugio di Hoffman è vicino. Devi. C'hai quasi azzeccato, frate. Farci un salto. Diciamo che c'hai quasi azzeccato. Per il motivo perché cosa non sia lì. Ci hai quasi azzeccato. Qui dentro c'è quel tizio con la siringa. Ma, mi serve la siringa? Quante ce n'ho? Allora non riposo, non è inutile che la vado a prendere. Non serve, non la vado a prendere senza motivo. C'è qualcosa lì. Che ci sta qui? Nadia positiva. Cazzo, sì. Due in una volta. Wow. Non te l'aspetteresti. Fatto passi da gigante. Se fossero 8 starei a metà. Io devo presumere che nessuno, niente, l'abbia ucciso. Che lui non diventi un mostro. Siamo sicuri. Sentite, io so che rimango accovacciato e divento lento, il gioco perdete cosa. Mi sa che Hoffman è morta. Hoffman? Puff. Hoffman, ci sei? Un'altra di queste. Cos'è successo qui? Liam, sei tu? Liam, sei tu? Perché il mio comunicatore capta il tuo segnale? Lascia stare, non importa. Dove sei? Cosa? È dall'altra parte del laboratorio. È un'area riservata, ci hanno vietato di andare lì. Non abbiamo accesso. Ok,
Dice uno che ha fatto fuori Skype a entrare. O'Neill ha lasciato il rifugio per andare in un'area riservata del midollo. Ma che strano. Quindi sta dicendo che il rifugio non è sicuro. Mi servirebbe un attimo uno specchio per andare a vedere la diapositiva. Ah, i miei occhi. Penso di poter creare niente. Raga, fidatevi. Quelli ci sono, cioè avete dardi per bloccare il nemico, usateli contro i boss. Perché è difficile che un nemico sia immune a questi dardi. A meno che il boss finale. Guarda, due puntini vicini. Kidman, sono io. Ti sento forte e chiaro, Sebastian. Che cazzo? Mobius. Un nome. L'unico indizio che avevo. Ogni pista portava a un vicolo cieco. E ora scopro che sono dappertutto. Nascosti in piena vista. Ma quindi è indagato. Non capisco come. E non mi ricordo che significa Mobius. Io sono sicuro che abbia a che fare con una mitologia, ma non mi ricordo che cazzo era. Ti tenevamo d'occhio e ti abbiamo fermato ogni volta che ti avvicinavi troppo. Perché? Perché l'hanno fatto? Perché hanno tua figlia. Ha bisogno di un leader. I leader vengono scelti. La Mobius non vuole essere un leader. Vuole essere il comandante. È chiaro. Se controllano tutti i media e i politici, dovrebbero agire alla luce del sole. Si nasconde. Ma sarebbe troppo facile. Sbagliato. Se la gente scoprisse. E poi dovresti attenerti a una cosa chiamata morale. Forse hai ragione. Ma se qualcuno scoprisse la verità, chi gli crederebbe? Anche questo già è vero. Il modo migliore di nascondere un complotto è convincere la gente che non esiste. Quindi alla fine siamo complottisti. Grazie, Micio. Sì, ma 700, ti sei sprecata sta botta, Micio. Vergogna. Delle gambe che adesso scompariranno. 3, 2. Ok. Così è gratis? Che cos'è? Fucile a pompa. Mi mancano due della pistola. Beh, di là è chiuso. C'è un ascensore. Wow. Ah no, nemmeno normale. Cazzo, che palle. Ma perché ogni cosa mi deve far danno? Cioè, non te sta a fa niente. No, danno. Non pensavo ce ne fossero due. Non avevo visto la seconda sotto il tavolo. Va bene. Qualcosa è passato di qua. Qui le misure di sicurezza sembrano più rigide. No. Da che cosa lo deduci, amico mio? Dal metadetector? Che mi sa che mi conviene evitare? Punizioni corporali? Punizioni corporali! Cioè, punizioni corporali. Madonna, appena. Sono appena tornato dalla stanza. Ma che succede? Ma io ci do. Deve uscire un boss? Sai che ci sta un boss? Non volete niente, eh? Beh, pare di vedere nient'altro da raccogliere. Gli armadietti non li posso aprire. E me vado a preparare. Che te posso dire?
Vabbè. Tanto anche l'altra volta quando sono crashato. Resident Evil 4 Intensify. No, sì, no. Era il 2 o il 4 che c'aveva il laboratorio, che era tutto bianco, c'erano i laser. Il 4 c'era la scena con i laser, però il laboratorio tutto bianco dovrebbe essere il 2. Una pozza di sangue. Segni di trascinamento. Questi serbatoi, ma cosa servono? Sul serio? Sul serio? Cioè, posso capire che io lo posso intuire facilmente vedendo sia i corpi che sapendo che, beh, cazzi, ho giocato molti videogiochi horror che ci sono cose del genere. Secondo te che cazzo servono sti cose? Dai, dai. Cioè, no, potremmo fare un bestiali quando la gente non capisce l'ovvio. Che per carità di Dio posso anche capire che lui non ci stia bene con la capoccia. Non si saranno ondata dei nemici tra un po'. Ma questa non è il laboratorio dove appare il fantasma. Dove affronti. Ah no, il fantasma lo affronti che sta dentro. Non ci posso. Porca miseria, delle tende che sono quasi d'acciaio. A parte che mi ricordo Dead Space 2. Certo che però, per essere la psicologa del gruppo. Cioè, Non posso passare senza uno di quei chip. Deve per essere. essercene uno qui intorno. Zitto un attimo, Seba. Per essere una psicologa, non ti stai a fare un favore a fare sta cosa, eh. Quindi cittadini. Quindi i cittadini di Union sono. Non sono. Sono delle persone vere. Io pensavo fossero tipo state create al computer. Ma cosa mi dice che gli devo spaccare la faccia per prendere un chip? Ora, cosa mi spinge da fare questo? Cosa mi. No. Pregato colpo. Anita chip. Lo ammetto, mi sono spaventato. Non mi aspettavo che uscisse così a random. Mi avvicinate un po' più di più all'angolo. Un pelo di più all'angolo. Un pelo di più all'angolo. Per fortuna che mi sono abbassato quando ho sentito il verso. Oh! Però, vieni all'angolo. No, aspetta che sta vicino, l'ammazzo qua. Io sono scemo. Però dovrebbe già tirare fuori il coltello. E questo c'era la bottiglia, perché ti diceva un giocatore non si mette per terra, va avanti, non se ne accorge, gli lanci la bottiglia e tu ti nascondi. Mentre io. Ma mannaggia la miseria, perché non me l'ha data? Vabbè. Vabbè, cioè io mi sto a fare ammazzata un singolo nemico perché il gioco gliela vuole dare vinta al nemico. Ah, ecco perché. Ecco perché l'altra volta gli ho spaccato un braccio a uno, ma sono
sembrava che non ce l'avesse perché gli era ricresciuto. Quindi sti bastardi gli ricrescono pure le braccia. Bene. Puoi vedere che c'è sta dietro. Proprio un bel posto. Vamo che ci vado dopo. Ah, ma sto posto è enorme. Ma non è che questa è la mappa che io devo esplorare? Oh, forza e coraggio, su. Ma sai che sono azzeccato dove devo andare? Cosa abbiamo qui? Esatto. L'ho azzeccato dove dovevo andare. Leggiamo. Fossero le fette collaterali sul vescotto mentre le agenti non sono mai stati sui maschietti come prezzo per entrare nella messa in un contrimento un agente mobile infatti prima che potesse la simulazione sono spesso ispirati ai fornitori dei corrotti nel pozzo lo ha reso vulnerabile a ciò che sta causando tutto questo non è solo una coincidenza stiamo spinando basta distinguere il soggetto sulla barella e inserire il codice di attivazione 0128 0128. Se non hanno ancora rimosso il chip di questo tizio, posso usarlo per entrare e trovare Hoffman. È questo il tizio 0128. Oddio. 0128. Ok, vediamo che succede. Dimmi che non è vivo. Non sto guardando, non guardo, non guardo. Mi tolgo le cuffie. Gesù, perché lo sto guardando? No, no, no. Ok, mi mancava sta cosa. Potevo evitarla di vederla, magari. Chip cerebrale unitario. Grazie al cielo era già morto. Devo andarmene da qui. Ma mo io sono curioso di vedere quella porta che si apre. Primo che entra in sta stanza l'ammazzo. Oh, punta fucile. Seb, Sebba, punta il fucile. Non c'era sta roba prima. Sono moltiplicati come pane e pesci, Cristo. Laboratorio numero 2. Un pelo non lo attivavo con la luce. Che cos'è? Borsa per? Oh, la seconda borsa medica, perfetto. Una sacca medica piena, piena. Buono, così abbiamo più siringhe. E c'è una risonanza da fare. Il 20% della popolazione di Union. I nostri sforzi sono stati vani. Il nucleo è fuggito meno di un giorno fa. Entro poche ore abbiamo iniziato a rilevare un numero sempre maggiore di corrotti. Ora sono dappertutto. Corrotti. Il 20% della popolazione di Union è già perduta. E quei mostri danno la caccia alle persone rimaste per ucciderle. È un incubo. Di questo passo, tra 2 settimane non ci sarà più nessuno. Abbiamo perso i contatti con la Mobius. Siamo intrappolati coi corrotti. È troppo tardi per arrestare il processo. L'esperimento di Union è fallito. Siamo spacciati. Mi dispiace. Secondo me la Mobius comunque per evitare proprio che si spargesse la voce di qualsiasi cosa hanno fatti morire tutti. Gli ha detto sti cazzi, fateli crepà. A parte che bastava
senza evitare tutta sta malfrena, bastava che premevano un pulsante e li uccidevano. Pure i loro sadici di merda. Però, a proposito. Me l'ha fatti sprecare in effetti. Vorrei evitare di sprecare cura. Ma dove stanno le scale? Ma porca di quella troia. Questo l'ammazzo perché mi sta a mezzo alle palle. Per fortuna non fanno distinzione di stazza dei nemici, nel senso che questo è più grosso, ci vogliono più colpi. Meno male, ci mancherebbe pure sta stronzata. Oh, però scende, devo stare attento, perché qua sicuramente qua si è scatenato l'inferno. Io voglio andare là. E potrei tranquillamente farmi i cazzi Sono miei. cittadini di Union. Cosa gli ha fatto la Mobius? Esperimenti. Ma è una vasca dello stem? Ah no. Forse questo è il diario di quello che ho dovuto prendere il chip. Così bravo, così bravo, non l'avevo mai incontrata. Perché, porca puttana. Vado a farmi il tè, vado a farmi il tè, vado a farmi un tè. Una mezza idea di ricaricare il salvataggio. Ormai. Dannazione. Ah, sì. Che adesso noi scapperemo da qui, certo. Noi scapperemo da qui adesso, sì. Perché il corridoio non è diventato stranamente più lungo adesso, vero? Perché non arriveremo alla porta di metallo e ci beccherà. Toh! No, la porta di metallo si è chiusa. Quello cos'è? Non ho idea che cazzo sia, tanto non ci puoi scappare da questa. Uno gli urei, eh. Che figa però che sei, eh. Oh cazzo. Potrebbe essere sia una urei. No! Ma va. Fatto molto bene questo fantasma, mi piace. La prima volta che lo vedo. In realtà mi ricordavo diverso. Mi ricordavo una donna vestita di nero. Ma tipo qua, ragazzi, si tratta del one shot, eh. Qua se tu vieni beccato sei morto. Se qua vengo beccato sono morto. Non è che posso scappare.
Uccidila, fermala. No, no, qua se vieni beccato sei morto. Quindi qua per me è la parte più difficile di questo gioco, secondo me. Ed è per questo che volevo evitarlo. Seb, tu state zitto, no? Quindi io qua non ci posso passare? Raga, non mi si appiccica la colonna, mi sta preoccupando sta cosa. Non riesco a vederla. Da che parte iniziano i capelli e dove iniziano le stuole, porca miseria, non vedo. Sento, si è girata verso da questa distanza. Ti giri dall'altra parte, signora. Che poi lei sa dove siamo, eh. Guarda caso, man mano che si avvicina, ogni volta che ci gira, si avvicina sempre di più a noi. Perché se non sbaglio, poi questo è a tempo. Quindi devo essere io veloce a sbrigarmi e andarmene. È che non ho idea di come ci si scappi. Senta però, Paranormal Activity, però eviti di faccia. Io devo arrivare al mio corpo, se non sbaglio. Che poi avete visto che però è il corpo di quando lui era al beacon? Per questo io intendo dire che probabilmente c'è una piccolissima possibilità che questo fantasma sì, in realtà Tatiana che lo stia testando. Cioè, sta possibilità c'è, secondo me. A meno che non è stato, non viene detto chi è questo personaggio e io mi sbaglio. Eh no, non vale. Eh no, non vale. Se mi alzi i mobili non vale. E come dice, giochiamo a nascondina, alziamo tutti i mobili per aria. Che cazzo? Sta cheater. Cosa mi dice che mi devo avvicinare tantissimo? Ma non vorrà che mi avvicino a quella. Sta per rialzare i mobili? No. Ah, come cazzo si fa sto tizio? Sta tizio. Intanto in teoria sono silenziosissimo lui. Io ho il livello 3 di cosa, febbre e camera mi deve vedere in faccia. Più grande errore di Sebastian di tutta la sua vita. Sono morto, vero? Sì, sono morto. Tutto questo perché? Perché c'era una bottiglia per terra e ho calpestato la bottiglia, vi rendete conto? Mo se mi sposto i mobili un'altra volta mi incazzo. Signor, hai rotto un po' le palle. Quello è un mappamondo. Quando si gira dall'altra parte faccio un fumone che manco Tom e Jerry. Però questa non è la prima volta. Mi ricordo che il primo incontro era con lei che passava attraverso gli specchi. O mi sto sbagliando, boss? Non era così?
E poi mo ci sto pensando. Lei ha rubato il nostro corpo, l'ha spostato e se non stiamo scappando, lui ci ruba tecnicamente ruba l'anima. Non è che ci ha separato il corpo dallo spirito, che tecnicamente già non siamo, non abbiamo corpo con le virgolette. Intanto lo prenderesti comunque. E mi salva. Dovrebbe avermi salvato da qua. Sto passando alla mia modalità da paura a rabbia, eh. Ci stiamo inclinando col tilt, eh. Ci siamo, ci siamo, ci siamo. Sono morto. Ho avuto fortuna. Dove devo andare da qua? Ok, fino alla colonna. Poi al prossimo giro passo. Non ancora. Sei in bella vista, Sebastian. Vedi? Sono i ricordi del beacon. Avevo ragione io. Per questo ho detto. Sembra un Sebastian. Era troppo reale per essere la mia immaginazione. Seb? Damose. Io però mi ricordo che se io le superavo sti pezzi, tecnicamente. Ok, basta. Tecnicamente doveva darmi tipo un contentino. Tipo mi dava dei col. Non mi dava un premio. O era un trofeo? Mi sa che era un trofeo. Allora, la porta è quella lì al centro, se non sbaglio, giusto? O è più giù? No, è esattamente dove è il piangente. Credo. Guarda, dove devo andare? Eh sì, esattamente dove è il piangente. No. Se punto quella davanti a me, potrei ucciderlo, ma sprecherei sia un colpo e farei scatenare l'inferno. Quindi mi faccio i cazzi miei e me ne vado. Se ne va, per cortesia. No, vuole rimanere. Ma è detto davanti a me, giusto? Si è detto davanti a me. Ma che cacchio di percorso? No, lascio perdere il resto della roba, raga, perché sennò. Anche se là vedo qualcosa, ma lascio là perché non rischio. Che cazzo di percorso stai facendo? Cosa vuoi dall'altra parte? No, non è dall'altra parte. Che devi fare? Ti giuro. Sti indecisione. Che ci avete intanto? Ma che ha fatto ammazzo, ti giuro. Ti sparo. Ma mi prendi in giro? Non dirmi che te sei buggata! Io ti odio. Io ti odio. Io odio questo gioco in questo momento perché mi sta facendo morire il gioco, non E salta!
Vabbè, se va, ma vattene a fanculo un po'. Te la vai a cercare. Te la vai proprio a cercare la manda quel paese. Te la vai proprio a cercare. Ma che c'è sta il boss qua? Ma che c'è sta il boss? Ma che davvero? Sta qua il boss? Ma no, non era qui, era più avanti. Merda, è qui.